Sola, curatore della mostra. Con questo progetto, insieme a Walter Guadagnini, abbiamo disegnato una mostra che racconta in chiave cronologica l'evoluzione della carriera di Man Ray, ma allo stesso tempo mette in dialogo l'evoluzione della sua poetica attraverso i generi del ritratto, del nudo e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la sua ricerca artistica in relazione, diciamo così, con i media con i quali questa ricerca è stata portata avanti. Non solo quindi fotografia, che era l'aspetto col quale Man Ray è stato raccontato principalmente, ma anche tanto disegno, scultura e pittura, che vengono per l'appunto tematizzati nelle diverse sezioni della mostra. Walter Guadagnini, curatore della mostra. Una grande mostra di Man Ray dedicata a uno dei più grandi autori del XX secolo, un artista che ha saputo sperimentare in vari modi con la fotografia, con la pittura, con gli oggetti. E tutto questo si vede oggi a Palazzo Ducale. E è una storia lunga quasi un secolo, parte dagli anni 10, dagli anni 20 a New York. Passa per Parigi e arriva fino all'intera Europa, attraversando ognuno dei momenti cruciali della storia dell'arte del XX secolo, quindi l'avanguardia, il Dada, il surrealismo, incrociando tanti personaggi straordinari, donne come Kiki de Montparnasse, come Lee Miller, artiste, figure straordinarie, incrociando poeti e trovando in tutto questo la forza per inventare ogni volta delle immagini nuove e delle immagini che ancora oggi sono straordinarie.